Sapevi che i cerchioni della Vespa possono arrugginirsi? Immagino di sì, ma hai mai pensato che i tuoi cerchioni adesso potrebbero essere arrugginiti? Potresti pensare, vabbè, se ne occuperà il gommista. Purtroppo no. O te ne occupi tu o non lo farà nessuno, ma resta sereno. Stai per vedere cosa fare, come farlo, quando farlo e perché. Nei video precedenti hai visto come riparare la camera d'aria o come cambiare il copertone. In entrambi i video ti ho spiegato di revisionare la camera d'aria e la gomma e adesso ti parlo della revisione dei cerchioni. Perché i cerchioni della Vespa non sono in lega d'alluminio o in magnesio, sono in acciaio e l'acciaio ossida, per cui periodicamente è bene controllarne lo stato. Se stai pensando che in questo momento la ruggine si stia divorando il metallo delle tue ruote, acquietati! Perché a meno che tu stia vedendo la ruggine già all'esterno della ruota, oppure tutta attorno ai perni, puoi stare sereno. Magari hai cambiato da poco le gomme, potresti pensare che il gommista abbia già revisionato i cerchi. Beh, non è successo. Al massimo il gommista ti dice che i cerchi vanno revisionati, oppure addirittura cambiati. Ma il lavoro vero e proprio puoi farlo solo tu. Sia chiaro, questa non è una critica all'operato del gommista, molto semplicemente il gommista lo paghi per cambiare le gomme o riparare la camera. Non certo per spazzolare, pulire e verniciare il cerchione, di quello te ne occupi tu. Hai capito bene? Spazzolare, pulire e verniciare. Anche stavolta su sonenofficina.com trovi la procedura scaricabile in PDF. La lista degli attrezzi e il video con la procedura pratica, cioè il video di questa manutenzione ma di pura pratica. Niente suggerimenti, consigli o avvertimenti. Quindi, come per gli altri video pratici, è importante che prima guardi questo video completo e poi velocizzi con il video pratico o la procedura in PDF. Cominciamo! Si inizia sempre dal pulire, quindi pulisci i semicerchi. Verifica lo stato dei semicerchi. Se fossero nuovi, troveresti solo un po' di sporcizia. Se fossero datati, potresti trovare tracce di ruggine, mancanze di colore, vernice che si stacca, graffi e a volte perfino spaccature nel metallo. In particolare devi controllare il metallo, i fori e i perni. Metallo. Controlla la parte interna e quella esterna. Assicurati che il metallo non abbia ammaccature né tagli. Se fosse piegato potrebbe significare che ha subito un incidente. Se fosse tagliato ti troveresti probabilmente nella peggiore delle condizioni, perché se hai una frattura a vista nel cerchio, probabilmente ne hai altre vicino a quella, ma nascoste dalla vernice. In questo caso puoi solo cambiare il pezzo, è inutile cercare di ripararlo, perché può diventare rischioso. A volte si scambia un taglio per un graffio e a volte il graffio si trova proprio sulla parte esterna del cerchio. Quella che vorresti avere sempre in buono stato. Per evitare di rovinare inutilmente la vernice con un cacciavite, puoi usare un pezzo di legno. Potresti capire facilmente di cosa si tratta e limitare i graffi. Se Ok, un graffio anche questo. è privo di ammaccature e tagli, cerca tracce di ruggine e verifica le condizioni della vernice. La ruggine va tolta meccanicamente. Anche la vernice già staccata va rimossa del tutto, anche quella meccanicamente. Ovviamente il lavoro puoi farlo anche sul banco se non hai una morsa. Puoi usare una spazzola d'acciaio.
Puoi usare spazzole per il trapano. Puoi usare carta vetrata e poi carta abrasiva. Puoi fare, comunque puoi fare. Potrebbe capitare che più ruggine spazzoli, più ne salta fuori e sembra che l'unica soluzione sia una sabbiatura completa. In effetti è così. Nel mio caso, ad esempio, so di avere un leggero strato di ruggine su praticamente tutto il cerchio. Nulla di preoccupante, ma c'è. Io ho già in programma di sabbiare completamente le parti quando rivernicerò la Vespa, per cui mi limito a tenere l'ossidazione sotto controllo. Se ti trovi in una situazione simile alla mia, puoi limitarti a togliere il grosso della ruggine, mentre quella più sottile puoi anche lasciarla stare. Ma è importante bloccare il processo di avanzamento della ruggine, spazzolando e verniciando. In questo modo blocchi o almeno rallenti l'ossidazione, tuttavia, quando ti accorgi che c'è più ruggine di quanto ti aspettassi, devi mettere in conto una sverniciatura e una riverniciatura totale. Pertanto temporeggia, ok, ma sappi che è lavoro grosso, va fatto. Fori. Verifica lo stato dei fori. Accertati che non abbiano ammaccature, che il metallo tutto attorno ai fori sia privo di spaccature e che non ci sia ruggine. E qualora ci fosse, accertati che il metallo sia poco ossidato. Se al contrario fosse molto rovinato, anche stavolta l'unica soluzione è la sostituzione. Perni, bada bene ai perni. È quasi impossibile trovarli rovinati, ma al pari dei fori garantiscono l'integrità della parte, quindi la tua sicurezza. Controlla che siano dritti, che le filettature siano integre e che il metallo attorno sia in buono stato. Pulisci di nuovo i Dai una semicerchi. pulita. Incarta i cerchi. Quando incarti i cerchi, sigilla anche il foro interno dei semicerchi, o ti capiterà quello che è successo a me, ossia vernici anche l'esterno dei semicerchi e viene fuori una mezza schifezza. Verniciali. Auli, aulie, tuli, lem, blem. Puoi usare qualsiasi colore tu voglia, tanto starà dentro i copertoni, quindi chi vuoi che si accorga che il tuo colore preferito è il rosa shocking? Battute a parte, puoi usare qualsiasi colore, ma se devi comprarlo apposta, prendi il trasparente. Opaco o lucido, poco importa. Opaco sarebbe meglio, ma va bene comunque. La vernice trasparente, oltre al film protettivo, ti mostra anche cosa accade lì sotto, quindi l'eventuale avanzamento della ruggine sotto la vernice. Questo avanzamento, in uno stadio iniziale, puoi vederlo solo su base trasparente. Se ci vernici sopra qualsiasi altro colore, rosa shocking compreso, non puoi vederlo. Dunque, va bene qualsiasi colore, ma il trasparente è meglio. Vernicia un po' come ti pare. Il risultato finale lo vedrai solo tu e al massimo il gommista che ti cambia le gomme. Per cui sicuramente cerca di fare un buon lavoro, ma colatine, segni delle spazzolate, mancanza di colore, fregatini. L'importante è che il colore copra la ruggine e il metallo scoperto. Finito! Quando deciderai di metterti all'opera, ti ricordo che su suonoinofficina.com puoi scaricare la procedura in PDF, trovi il video con la sola parte pratica e hai anche la lista degli attrezzi. Poi, che te lo dica a fare? Acquista una delle meravigliose t-shirt sono in officina e diventa anche tu un cuore a combustione interna. Arrivato a questo punto, sai come controllare i cerchi della tua Vespa, dentro e fuori.
Sai come trattare qualsiasi cosa troverai. Sai che è di una noia infinita e potresti pensare, chi me lo fa fare? E avresti ragione, ma la Vespa è la tua e sei tu che devi occupartene. Perché ci vuole impegno, perché ci vuole interesse, perché ci vuole tempo. Se non pensi tu alle tue cose, chi pensi che lo farà? Quando hai imparato a guidare, ci è voluto del tempo e grazie a quel tempo hai raggiunto il traguardo che ti eri prefissato. Con la meccanica è la stessa cosa. Se investi sul tempo, guadagni sapere. Se investi sulla conoscenza, guadagni libertà. Se investi su te stesso, guadagni potere. Ciao.